Ciao a tutti, io sono Federica e oggi siamo in questo backstage, siamo nel cortile dietro casa praticamente, e vi mostrerò come è possibile fare delle foto anche in un ambiente che magari non è propriamente bello, ma vedremo insieme a Chiara oggi. Ciao, rendiamo bello noi. Lo renderemo bello noi, esatto. Come potete sentire dall'audio, siamo proprio vicino a una strada, quindi non è proprio il migliore dei posti. Però vedrete che in camera il risultato sarà comunque fantastico, quindi non abbiamo bisogno di chissà quale scenario per fare delle belle foto. Il cortile, come vedete, è lungo e stretto, c'è una zona di verde con qualche albero e un vialetto, mentre di fianco è costeggiato dalla strada. Il primo angolo che ho scelto è questo albero con le foglie rosse. Per scattare ho sfruttato l'ombra data dalle fronde dell'albero, perché erano le 2 di pomeriggio, il sole era abbastanza forte e le ombre molto dure. Quindi ho scattato in penombra, dal basso verso l'alto, per eliminare lo sfondo dietro delle auto sulla strada e inquadrare invece i rami pieni di foglie rosse che fanno contrasto con l'abito blu indossato da Chiara. Ogni volta che a fine servizio mostro il mio lavoro dal retro della camera, rimangono sempre tutti sorpresi di come un posto che magari all'inizio non sembrava un granché, non sembri nemmeno lui una volta ripreso sapientemente nella giusta maniera. È importante infatti saper usare abilmente gli elementi presenti nella scena a proprio vantaggio, cercando di eliminare le distrazioni ed esaltando invece i punti giusti. Come variante a questo primo set ho preso delle foglie dallo stesso albero in mano e le ho avvicinate all'obiettivo, creando questo effetto sfocato sui contorni della foto. Un altro metodo per evitare di includere troppi elementi di distrazione nelle foto è usare il prisma. Ve ne ho già parlato in altri video qui sul mio canale, ma io adoro questo accessorio che porto sempre con me e mi salva da molte situazioni difficili. Infatti il prisma mi permette di creare riflessi di luce ed arcobaleni che rendono le foto particolarmente suggestive. Altro scatto semplice ma d'effetto che potete ricreare con poca fatica è trovare dei soffioni e far esprimere un desiderio alla modella. Ho provato anche a scattare vicino un altro albero che però non era così rigoglioso come il primo. Qui ci siamo spostati sul vialetto e abbiamo scattato qualche figura intera. Come risolvere il problema del sole alto nel primo pomeriggio? Scattare contro luce. Spero che questo backstage vi abbia dato spunto per allenarvi a trovare nuove prospettive, inquadrare un posto ordinario e renderlo magico con la giusta luce e il giusto angolo di ripresa. Vi ricordo di iscrivervi al canale se volete avere aggiornamenti sui miei prossimi progetti. Inoltre mi trovate anche su Instagram come Federica Fotografa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!